Benvenuti, parte qui la nuova trasmissione di Fano TV che è stata anche peraltro preannunciata, si chiama Teleracconto e di solito le trasmissioni vengono un po' presentate. Io non ho molto da dirvi anche perché spero che seguendola riusciate a capirne lo spirito, insomma come è stata costruita e chiaramente portata a voi che state vedendoci. Devo dire semplicemente che è una trasmissione che non è nata oggi, ha 14 anni di vita, è nata da un'idea di Michele Brucchini e da me è stata riadattata per essere poi vista in televisione, a suo tempo anche in radio, eccetera, eccetera. Bene, noi abbiamo un obbligo, quello di promuovere gli eventi enogastronomici di un territorio molto ampio. Abbiamo pensato all'inizio di parlare della provincia di Pesaro Urbino, poi invece abbiamo ampliato a quello che è il territorio dell'antico Ducato di Urbino, quindi compresi anche Gubbio, il Senigallese e il Montefeltro, perché a noi piace molto questo territorio e crediamo sostanzialmente che la provincia di Pesaro Urbino, quando è nata, sia stata un po' ridotta rispetto a quello che era il nostro territorio che ha attraversato secoli, quindi il Ducato di Urbino. Detto questo, vediamo anche di precisare subito che noi siamo servizio pubblico, cioè vogliamo stimolare il cosiddetto turismo interno, cioè fare in modo che la gente conosca il più possibile il nostro territorio per esserne portavoce, magari a quelli che sono i turisti, gli amici, eccetera, ma anche apprezzare da vicino quelle che sono le nostre bellezze. Quindi iniziamo sempre la nostra trasmissione dandovi il calendario del fine settimana. Quindi vi dirò che in questo fine settimana, e precisamente domenica 16, a Pianello di Cagli c'è la 62esima Sagra della Lumaca. A Pennabilli, invece, dal 13 al 16 giugno, c'è la 28esima edizione di Artisti in Piazza, in pratica il Festival dei Buskers, degli artisti di strada. A Schieti d'Urbino invece dal 14 al 16 c'è il Palio dei Trampoli, questa è una manifestazione giunta alla 25esima edizione. Poi, dicevo, noi ci preoccupiamo prevalentemente di quelli che sono gli eventi enogastronomici, ma è anche vero che se ci sono delle belle cose noi ve le consigliamo. E ci sono due eventi che non sono enogastronomici, ma sono veramente da, come si può dire, porre attenzione, appunto. Vale la pena pensarci un attimo se partecipare. E in pratica c'è un concerto di lume, a lume di candela nel castello di Monterado. Lo si chiama così, Castello di Monterado, ma è molto più famoso invece come il Palazzo delle 100 Finestre. È un palazzo bellissimo, molto molto grande, 100 finestre, e che è stato chiuso per moltissimi decenni e da qualche anno è stato riaperto e viene valorizzato appunto con degli eventi. Questa è un'occasione per visitarlo. E sarà questo concerto a lume di candela il 14 giugno alle ore 20. Poi voi su internet trovate tutte le informazioni, i riferimenti per prenotare, eccetera. Poi un'altra cosa bella, voi non so se conoscete Offagna, è un castello, un centro storico molto importante, molto bello. Ad Offagna c'è anche qui un piccolissimo festival buskers, cioè di artisti di strada, che non è paragonabile a quello di Ferrara, che è a livello internazionale, o quello di Pennabilli, che invece sono 25 anni che lo fanno. Però è carino, fatto bene. Offagna poi merita una visita. E questo Offagna Buskers Festival ci sarà semplicemente il 14 giugno ed è una serata dedicata a Lucio Dalla. Quindi gli artisti si esibiscono appunto in omaggio a Lucio Dalla. Detto questo, devo poi aggiungere che noi godiamo del patrocinio della cooperativa Tre Ponti, quindi vi devo ricordare il prossimo appuntamento alla cooperativa. Sabato 15 si fa il tifo per gli azzurri, quindi alla cooperativa Tre Ponti ci sarà la partita proiettata su grande schermo gigante all'aperto, in caso di pioggia chiaramente al chiuso,
E non è solo un appuntamento per vivere insieme agli amici quella che sarà la partita, l'entusiasmo del calcio, ma è anche un momento per mangiare qualcosa con la cosiddetta, ormai si dice sempre così, apericena. Quindi con soli 5 euro avrete la possibilità di gustarvi le penne all'arrabbiata, mentre invece con 7 euro avrete una apericena un pochino più corposa con salsicce, prosciutto, pizza bianca, piadina, e poi c'è la birra più buona, mi dicono così, dell'universo, che potete assaggiare sempre alla cooperativa Tre Ponti, quindi sabato 15. Le prenotazioni si possono fare al numero telefonico 0721 86 00 83 86 00 83 oppure al cellulare 348 271 50 70. Detto tutto questo che dicevo è servizio pubblico, c'è anche però da dire che noi abbiamo ad ogni puntata degli ospiti che sono relativi a due manifestazioni che non ho ancora citato ma che vi voglio presentare. Iniziamo sempre per cortesia e per cavalleria dalla signora Giovanna Selis, che è consigliera. È un po', non è che mi piaccia molto dire consigliera, sindaca, però si dice così, consigliera dell'associazione Viviamo Centinarola. Benvenuta. Grazie, grazie a voi. E poi vicino c'è invece Mirko Piersanti, che è il presidente dell'associazione, lo dico bene, ho studiato, vai, APS Noi Cerasa. Perfetto. E sono i due ospiti che siamo molto felici di avere con noi perché ci presenteranno due eventi che sono appunto in questo fine settimana in maniera particolare, specifica. Iniziamo chiaramente da Centinarola, sapete tutti che è un quartiere di Fano. Io, Giovanna, ricordo quando a Fano c'era un po' di anni fa questo desiderio che ogni quartiere avesse la sua festa. E ricordo che a Centinarola siete partiti con la festa della solidarietà, che è durata per un po' di anni, poi avete invece cambiato ed è arrivata la sagra, la trippa, perché è dialettale, la trippa e di fagioli. Questo cambio è avvenuto in corsa, vi siete resi conto che valeva la pena promuovere un piatto, perché insomma? Sì, allora praticamente manteniamo sempre la stessa festa della solidarietà che è nata tantissimi anni fa e manteniamo questa idea di solidarietà perché comunque siamo tutti volontari, siamo un'associazione di volontari e quindi offriamo il nostro tempo e i nostri servizi al nostro quartiere. Quindi tutto quello che riusciamo a fare negli anni anche grazie alla festa, ai ricavati della festa è sempre solidarietà. Però abbiamo... praticamente è venuta alla luce questa esigenza di mettere un pochettino, di valorizzare un po' di più proprio queste due specialità che erano tanto apprezzate già anche... Sono piatti contadini, no? Sono piatti contadini che la gente, molto probabilmente con il fatto che adesso abbiamo una vita molto più frenetica e quindi si cucina molto più velocemente, quindi si fanno piatti più semplici, la trippa e i fagioli si mangiano molto meno rispetto Hanno a... delle cotture, diciamo, un po' più lunghe. Sì. La gente non ha mai tempo, noi tutti abbiamo sempre meno tempo, quindi magari ci prestiamo meno in cucina. Invece questa è l'occasione per mangiare questi due piatti che sono comunque apprezzatissimi. No? Sì, sì, proprio da quando abbiamo cambiato il nome abbiamo notato proprio un maggiore interesse verso questa festa. Sì, perché poi la trippa piace molto, è un piatto ricercato, no? Sì. I fagioli poi anche. Li servite con dei primi fagioli oppure li fate con le cotiche? Allora, i fagioli li facciamo con anche un po' di carne all'interno e li facciamo... La salsiccia di solito, no? Sì, e anche delle costarelline mettiamo, però, piccoline. Sì. E poi possiamo servirli anche con le tagliatelle. Ah, perfetto. Sì. Poi voi avete comunque l'obbligo... è un po' di tutti questo, di valorizzare al massimo il luogo dove vivete, dove insomma fate la festa anche, no? Che è Centinarola e le sue colline. Avete preparato qualcosa per scoprire le bellezze di questo territorio? Certo, noi l'anno scorso
abbiamo praticamente sono anni che collaboriamo sempre con l'associazione ciclistica proprio del quartiere, perché il nostro format è proprio quello, partiamo all'inizio dell'anno, chiediamo a tutte le associazioni del nostro quartiere se vogliono collaborare con noi alla realizzazione di qualcosa all'interno dei quattro giorni di festa. Dare il loro contributo. Sì, dare loro uno spazio. Certo. E questo per noi è fondamentale, quindi nascono queste collaborazioni. Con l'associazione sportiva La Centinarolese è nata, è da anni che collaboriamo con loro, e dall'anno scorso abbiamo detto perché non facciamo qualcosa che faccia anche conoscere proprio le nostre colline, e da qui è nato l'anno scorso la prima appuntamento, e quest'anno l'abbiamo ripreso, e quindi quest'anno facciamo lo stesso, il giro delle colline in bicicletta. A parte che sono bellissime, no? Le conosciamo bene, ma poi avete due preziosissime ville, il castello e la villa Aiutami, comunque è di una importante famiglia nobile di Fano, e non vorrei sbagliarmi a dirne una piuttosto che un'altra. Comunque, bellissima villa, che tra l'altro ho visitato quando fu restaurata da poco, c'era una giornata fai di primavera. Esatto, sì, quando c'è la giornata molto, molto sempre bella. Aperta. E, quindi, insomma, territorio, eccetera, però io ho visto che voi fate anche una cosa piuttosto nuova, direi, la box, avete portato la box nella vostra festa. Sì, nasce sempre da un contatto, sempre un abitante di Centinarola che ha una palestra di box, e lui ha espresso il desiderio di dargli uno spazio, e noi anche in collaborazione poi con un'altra associazione sempre di box, perché poi le cose quando si fanno poi insieme rimane tutto molto più semplice, siamo riusciti a organizzare questi 10 incontri che si svolgeranno sabato pomeriggio proprio nell'area della festa. Ma qui mi verrebbe da pensare Mohamed Ali, ma non credo che sia uno degli ospiti della vostra festa. No. Potrebbe diventarlo, no, magari. Ci sono due personaggi importanti, due donne. Donne? Donne che hanno comunque ottenuto dei buoni risultati. Sì, anche a livello so che la box femminile ha un periodo, piace molto. Molto seguito. E che altro dire, insomma, di solito alle feste ci si diverte, quindi ci saranno anche momenti per ballare, scherzare, stringere mani, sorridere. Certo, no? Quello fa parte in primis, è divertimento in tutto. Quindi buona tavola, divertimento, sport e valorizzazione al massimo del territorio, come insomma si deve fare. Sì, giusto? Poi noi abbiamo pensato anche di organizzare una giornata dedicata proprio ai giovani. Quindi giovedì, la prima giornata di festa, DJ. L'abbiamo divisa in due, abbiamo pensato sia ai giovani, bambini, ragazzini, e quindi abbiamo sempre, grazie a tutte le associazioni che verranno gratuitamente a darci una mano, e faremo tante attività gratuite per tutti i bambini. E poi dalle 22 in poi ci sarà un DJ che invece proprio farà ballare noi giovani. È un pochettino più Le date esatte sono? Dal 13 al 16 giugno. Quindi cominciate di giovedì l'evento. Domani. Dico domani, chiaramente perché questa trasmissione va in onda il mercoledì, ma poi questo domani si perde perché nelle repliche che seguiranno durante i prossimi giorni magari si perde un po' il senso del domani. Comunque giovedì. Da giovedì, venerdì, sabato e domenica. Sì. Bene. Invece con Mirko Pirsanti abbiamo da parlare di una festa che è arrivata alla 13ª edizione. Sì. Dunque la vostra festa si chiama, è grazioso, però ha un titolo che assomiglia un po' ai film di Lina Wertmüller, perché è uno di quei titoli lunghi, Festa delle Osterie, dei Luoghi e delle Genti. Ci avete messo praticamente tutto. Il nome è un po' lungo, è articolato su tre nomi, Osterie, Luoghi e Genti. Perché ogni nome ha una sua caratteristica, una sua valenza. Cerasa, fin dagli anni 20, anni 30, era famosa per le sue osterie che animavano il centro storico. E quindi noi abbiamo pensato bene di riaprire, ovviamente queste osterie nel tempo si sono chiuse, abbiamo pensato bene, grazie all'appoggio dei familiari, delle persone che le gestivano, di riaprire queste osterie, e quindi di rianimarle, di darle vita. Cioè voi sostanzialmente, diciamo così, che avete valorizzato appunto le osterie che c'erano, eccetera, però avete puntato molto sul fatto della gastronomia, no? Sì, sì.
Osteria, poi il luogo, perché il castello di Ciarasa si presta molto, certo. E poi dopo le genti? Perché cerchiamo di dare valore a tutti gli abitanti che abitano Ciarasa. Quanti sono? Sono 900 abitanti, quindi un piccolo paese tra San Costanzo e Piagge, certo. Siamo una frazione di San Costanzo. E quindi ogni persona nella sua vita ha una piccola passione personale e noi cerchiamo di dare risalto alle loro passioni. Quindi c'è la persona che è appassionata di cucina, che lavora in cucina e dà spazio ai propri piatti. Certo. C'è la persona appassionata di fotografie e quindi farà una mostra fotografica. C'è la persona appassionata ai quadri e farà una mostra di quadri. Quindi ogni persona che porta la sua passione, il suo contributo all'interno. Sono due cose che che si assomigliano. Un pochino vi assomigliano, ma diciamo la verità, cioè non è una cosa che fate solo voi, facciamo un po' tutti. Perché quando, lo dicevamo prima, no? Quando tu valorizzi un luogo, è chiaro che ognuno mette del suo, no? È un po', io dico sempre, il turismo è un po' come quando ricevi degli ospiti a casa, no? Fai le pulizie, tiri fuori il servizio più bello, tutti sono accoglienti, quindi i posti devono essere così per accogliere gente. No, dicevo, torno sul fatto, sulla domanda che, o meglio, l'affermazione che facevo prima, cioè il fatto che voi avete puntato sulla gastronomia, perché la parola osterie si è un po' perso questo senso. Osteria si intende dove si beve, no? Okay. Generalmente, ma non è così, perché l'osteria nasce come luogo dove si mangia e si beve. Certo. Quindi voi avete fatto questo, no? Sì, poi noi una cosa a cui teniamo tanto è che lavoriamo soltanto con i produttori locali, quindi tutte le materie prime che la gente che verrà, che mangerà, farà parte di tutti i produttori locali, dall'azienda del vino alla pasticceria. Possiamo fare anche dei al nomi, macellaio, se vuoi, va bene, da Brucia a Guerrieri, alla macelleria del paese, alla pasticceria del paese. Quindi tutte queste persone collaboreranno per dare per la riuscita della festa. Senti, Mirko, presidente, dunque anche voi fate comunque ciclismo, no? Sì, perché siccome dei luoghi, andare in bici è un po' l'emblema del visitare un luogo e dell'apprezzare un luogo, abbiamo pensato bene già dall'anno scorso, la domenica mattina, di fare una pedalata, quindi non è una gara, non è una corsa contro il tempo, ma è una pedalata per assaporare ancora meglio i luoghi che frequentiamo e dove abitiamo. Certo, lo dicevamo praticamente prima, cioè se c'è un modo, anzi due modi, perché sono due le casistiche, per poter ammirare le bellezze di un territorio, sicuramente c'è la passeggiata, l'escursione, chiamala podistica come vuoi, e la bicicletta, le due ruote. Tutto il resto, la macchina, la moto, ti fanno perdere un po' il senso dello spazio che è intorno a te. Certo. Invece queste sono due chiavi di volta che appunto accomunano voi, ma un po' tutte le manifestazioni, perché si è capito che facendo questo si valorizzano veramente i luoghi. Ci sono dei piatti, no? La gastronomia tipica, parlavamo prima di trippa e so che anche voi servite trippa, però ci avete anche altri piatti molto... Sì, abbiamo lo stufato di cinghiale, le pappardelle di cinghiale, abbiamo la trippa, quindi dei piatti un po' caratteristici, diciamo, no? Poi alterniamo dalla grigliata di carne agli arrosticini, dolci del paese... Quindi abbiamo... Presidente, volevo dire questo, cioè tra le tante osterie c'è un'osteria che serve dolci. Serve dolci, è bello. Sì. Che si chiama Osteria La Dolce Ciarasa, che serve appunto dolci che fanno le pasticcere del paese. Certo. E mi piaceva anche leggere, perché le osterie poi si rifanno a nomi antichi, no? Sì, sì, sì. Allora c'è l'Osteria del Castel, il Bar La Piazza, La Dolce Ciarasa, sì, proprio qui... il dialetto, che poi prende il nome anche da un vino. Qui mi cade il ponte, perché la Dolce Ciarasa, del Turion e d'Angiolin. Angiolin è un posto in cui prima lì veramente c'era l'osteria d'Angiolin, c'era proprio un'osteria, e noi lì ci abbiamo rifatto un bar. Voi avete aperto proprio i luoghi dove c'erano le osterie o avete inventato? No, alcuni proprio abbiamo aperto luoghi dove prima c'erano le osterie. In altri posti dove non era possibile abbiamo creato noi, inventato noi un'osteria. Io penso di essere uno degli ultimi che ha visto un'osteria antica, ma veramente me la ricorderò sempre, perché nelle osterie una volta c'era il vino che non mancava mai. Sì. C'erano le carte che facevano compagnia, che facevano addirittura agonismo tra quelli che erano i frequentatori, ma c'era sempre l'uovo sodo, i lupini, l'uovo sodo col pepe e il sale, i lupini e poi degli stuzzichini che oggigiorno non si usano neanche più. Il mazzo di carte. Ma
Il mazzo di carte. Sì, sì, il mazzo di carte, ma no, dicevo proprio di stuzzichini sì, che non sì, si sì, usano sì, più. Sì, è vero. Tra l'altro l'uovo sodo dove lo trovi mai più? Non esiste. E invece è bello riscoprire queste tradizioni, perché poi non è solo il fatto di essere nostalgici, è anche il fatto proprio di stimolare, no, il gusto, certo. Perché sono gusti che riproposti oggi non fai altro che apprezzarli ancora di più. Certo. E le date esatte? Le date sono sabato e domenica, 15 e 16 giugno. Una cosa che mi premeva dire, anzi due cose, questa è una festa itinerante dove non si svolge solo in piazza, ma si svolge sia in piazza che intorno alle mura del castello. C'è un concerto in piazza il sabato e uno la domenica, ci sono anche delle animazioni per i bambini intorno al castello, DJ anche di sotto, e in più c'è la possibilità del maxi schermo e quindi di poter vedere la partita dell'Italia sabato sera. Ok, anche qui... una cosa importante, la gente ce lo chiede. Quindi Gioca l'Italia. Gioca l'Italia, quindi... Anche da noi. Anche da voi, anche assolutamente perché sì. Perché l'Italia, quando gioca l'Italia... Guai perdere l'Italia. Quindi si può venire a vedere la partita e poi rimanere alla festa. Esatto, gli diamo bene. Modo di... Siamo arrivati a conclusione di questo nostro appuntamento. Io ringrazio tantissimo il presidente Mirko Piersanti, consigliera Grazie. Giovanna Selis. E mi auguro che non solo riusciate a fare una bellissima festa, ma di avere tantissimo pubblico, perché lo meritate per il lavoro che svolgete, e chissà che non riesco a planare anch'io con un deltaplano, qualcosa, mongolfiera, non so, troverò un mezzo. Ti aspettiamo. Se non fosse la bicicletta, per venire a trovarvi. Okay. Grazie. Grazie a lei. A questo punto non ho che da ringraziare anche tutti voi che avete seguito la prima puntata di Teleracconto. Piccola nota finale è che questa nostra prima puntata, come sempre succede, ha delle cose che poi a seguire miglioreranno, quindi mi auguro che ci seguirete sempre ogni mercoledì dopo le 20 e prima di Occhio alla Notizia. Ciao!